Buongiorno e benvenuti. Nuovo video tutorial. Vi presento il bracciale Armilla che l'ho indossato. Mi piace veramente tanto. Non è difficile da realizzare, basta seguire i passaggi. Veramente facile, facile, facile. E in più in abbinamento gli orecchini, molto semplici ma carinissimi, molto di effetto. Una volta indossati, veramente un grande effetto. Allora, il bracciale praticamente è composto di più modulini che li ho inseriti, abbinati, cuciti in questa maniera. Vi faccio vedere per capire meglio sugli orecchini, così. Appena finite un modulino, seguite il tutorial e vedete come fare come unirli tra di loro. Io che ho un polso da 17 centimetri, veramente non piccolo, ma tra i medi si può dire così. Come vedete, ho avuto bisogno di 8 modulini. Però volendo si può, se non trovate la misura giusta con i modulini, potete allungare un po' con la chiusura che io ho inserito qui, un semplice moschettone, e l'ho allungata anche io un pochettino perché non mi piacciono i braccialetti stretti ed è giusto né stretto né largo. Perché neanche troppo larghi non mi piacciono. Ed è così, è coloratissimo come piacciono a me. I materiali sono veramente semplici e pochissimi, come vedete, super duo, bicono da 4 mm in più colorazioni, delle 11.0, 15.0, delle 8.0 e questo è tutto. Spero tanto che piaccia anche a voi. Eccolo qua, questo è il Armilla, gli orecchini in abbinamento e vi lascio al tutorial. Grazie. Iniziamo con i materiali necessari e sono delle 15.0 da Miyuki, delle 11.0 sempre da Miyuki e anche le 8.0 da Miyuki. E in più le super duo io ho utilizzato 3 colorazioni, ma voi potete utilizzare quello che vi piacciono di più. Anche una sola colorazione va più che bene. Io ho utilizzato queste 3, che sono le powdery ivory, le powdery beige e le powdery teal, ma è un verde turchese, però si chiama così. Dopodiché fiori, però potete utilizzare anche qualsiasi altra cosa oppure un altro tipo di fiore o solamente una perla oppure un altro bicono sopra, come vi piace e come avete i materiali in casa. Bicono da 4 mm che utilizzo sempre in 2 colorazioni e un filo da 0,15. E come partenza dobbiamo inserire un picono e una 8,0 per 4 volte. Dopodiché bisogna chiudere a cerchio. Adesso usciamo da una qualsiasi 8.0 e prendiamo una super duo, una 15.0, prendiamo una bicono da 4, un'altra 15.0 e un'altra super duo. E ci colleghiamo con la prossima 8.0.
Andiamo avanti, usciamo adesso dalla prossima 8-0 ancora. E prendiamo la stessa sequenza di perline, una su per 2, 15-0, picono da 4, 15-0 e su per 2. E come vedete, io utilizzo quelle bianche. Ci colleghiamo sempre con la prossima 8-0 e andiamo avanti finché usciamo nuovamente dalla 8-0. E adesso dobbiamo inserire il fiore e prendo 2, 11, 0, il fiore e un'altra 11, 0. Rientro nel fiore e nella prima 11, 0. Tirate bene prendiamo un'altra 11 e ci colleghiamo con la 80 in diagonale siamo usciti qui entriamo in questa qui e eccola qui. Adesso prendiamo 2, 11, 0. Ci colleghiamo con la super 2. Prendiamo due super duo e le prendo di colore diverso. Una 15-0, bicono da 4, 15-0 e nuovamente le due super duo. Ci colleghiamo con questa super duo. Prendiamo 2, 11, 0. Ci colleghiamo con la 8, 0. Entriamo anche nel bicono e usciamo dalla 8, 0 subito dopo. E anche qui faremo la stessa cosa, 2, 11. Le super 2, la 15 0, bicono da 4, 15 0 e le super 2. Ci colleghiamo con altre super 2. Prendiamo le 2 11, ci colleghiamo con la 8 0. E nuovamente entriamo in tutte quante. E anche nelle 2110. Adesso si continua con 2110. Una super 2 ed entriamo nella super 2 del secondo giro.
una spertù. Altre tre. Ci colleghiamo con la prossima. Una per due e 2 11 0. Ci colleghiamo con le due. Andiamo avanti perché bisogna farlo anche dall'altra parte. Due undici, adesso per due, vediamo se mette a fuoco. Adesso per due, altre tre. Una. E adesso 1 e 2 11 0. Ci colleghiamo con le altre. Nuovamente andiamo avanti in tutte quante. Finché usciamo dalle 11:00. Prendiamo 2 11:00. Ci colleghiamo con la super 2. Tra queste due super 2 dobbiamo inserire un bicone da 4. Tra queste altre bisogna inserire una 8 a 0. A 0. Adesso una 11. Una 11. Zero. Il bicone da 4 e 2 11 0, e andiamo a realizzare la stessa cosa dall'altra parte. Due, 11, 0. Un bicono da 4. Un 8, 0. Undici, 0. 11, 0. Otto, 0. Non riesce a mettere a fuoco perché si spriluccica.
E adesso un picono da 4. I picono da 4 sono tutti cinesi, non sono tanto precisi, diciamo, di misura, però vanno benissimo. E adesso le 2,0. Ed entriamo solamente nella prima 11. Ed eccolo qua, finito il modulino. E adesso bisogna attaccarlo al braccialetto in continuazione agli altri modulini. E si fa in questa maniera. Si mette qui. Adesso, come avete visto, giriamo. Così, siamo usciti dalla prima undici zero e da qui entriamo in questo picono. Prendiamo 2,11,0 e ci colleghiamo con questo picono. Tirate sempre bene. Altre 2,11,0 ed entriamo in queste 11 ed entriamo in tutte quante finché usciamo da questo picono. Allora, come vedete, sono uscita da questo picono e adesso prendiamo 2,11,0 e ci colleghiamo con questa super duo. Prendiamo altre 2,11,0 e ci colleghiamo nuovamente con il picono da 4. Dopodiché entrate in tutte le altre 11,0. Allora, dicevo, andate avanti tra le perline e uscite dalla terza 11 contando dall'alto una, due, terza, e da qui, senza prendere niente sul lago, ci colleghiamo con questa super duo e tirate bene. In questo modo i modulini sono uniti tra di loro per formare il braccialetto armilla. Dopodiché nascondete il filo. Mettiamo la chiusura ed ecco che è inserita anche la chiusura, un moschettone semplice semplice e in questa maniera e qui un anellino che poi verrà chiuso. A me piace tantissimo. Io ho un polso da 17
centimetri, e come vedete ci vogliono 2, 4, 6, 8 modulini, ed è giusto, nel senso non è stretto e non è largo. Faccio vedere anche gli orecchini in abbinamento. Spero tanto che piacciono anche a voi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto. Ciao.